sponsor, lo facciamo. E un applauso al ristorante Viviani che ci ha ospitati oggi. Poi sarà proprio il moderatore della serata, giusto? Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Allora, io sono qua come moderatore, un po' presentatore, un po' come volete, della serata. Perché i veri protagonisti sono altri, sono i ragazzi che vedete seduti qua. Un applauso a loro. L'anima, l'impegno, il presidente della squadra, Vincenzo Di Ronza. Mi sembra facile per me in questo momento parlare davanti a tutti voi. È dura, ma ci proverò, perché ho la forza nel cuore, ho la forza nell'anima di portare avanti i miei progetti e i miei sogni. Il mio motto da oggi e davanti sarà sempre: lo sport nel mio cuore e nel vostro cuore. È doveroso anche in questo momento ringraziare anche una persona che senza di lui, secondo me, la scuola calcio a Lusciano non nasceva né mo e né mai, perché è molto difficile documentazione, carte, cartacee, diciamo proprio un caos. Senza di lui non avremmo mai realizzato questo progetto, perché veramente è una persona capace, appassionata come me, mi sta sempre vicino, mi consiglia, può essere un mio padre, e io lo voglio ringraziare pubblicamente della persona di Carmine Turco e un altro collaboratore, San Mariano Antonio, perché sono i nostri personaggi che stanno sempre vicino a noi. Per iniziare così, eravamo quattro amici al bar, Nicola Turco, Vincenzo, e mi trovai anch'io per puro caso e fui coinvolto in questa avventura. E abbiamo iniziato da poco, da niente, però abbiamo dimostrato che con la volontà, con il credere nelle cose, si possono realizzare anche delle belle realtà. E una di queste realtà è stasera, sono questi ragazzi della scuola calcio di Lusciano, che rappresentano il futuro e l'avvenire del nostro paese. Io li vedevo giocare per strada e questo mi rattristava un poco, perché li vedevo esposti a tutti i pericoli. E quando il dottor Nicola Turco e il presidente Enzo Di Ronza mi hanno coinvolto in questa situazione, non mi sono lasciato più pregare più di tanto, ho dato tutto quello che potevo dare. Poi avevamo la fortuna di rivolgerci ad una carissima persona, direi ad una nobile persona che ha messo a disposizione il suo tempo come professionista, e che è il dottor Fortone. Io il saluto lo do con gioia, ma di puro per la motivazione che ho detto precedentemente, ma datemi la possibilità di dire grazie, ma grazie dal cuore a due persone in modo particolare: al nostro carissimo amico nonché presidente della società Enzo Di Ronza, perché veramente ci crede, e ci crede con il cuore, come lui diceva, da oggi, ma già da 5-6 anni, oppure per meglio dire da 10 anni, quando stavamo insieme nei banchi del Consiglio Comunale. Non ho sentito l'applauso. Dottor Luciano Fattore. Io anch'io stasera ho da ringraziare qualcuno, perché alcuni mesi fa, quando mi hanno proposto di poter guidare dal punto di vista sanitario un gruppo di giovani che si accingeva a fare attività fisica, mi ha dato la possibilità di tornare un po' agli esordi della mia carriera, quando io ho lavorato tantissimo con la medicina sportiva. Tantissimo all'università, ho lavorato con gruppi importanti nazionali, con nazionali di pallanuoto, con Oliva che era il pugile. Però lo spirito che ci porta a lavorare con i giovani è uno spirito diverso, uno spirito che sicuramente ha delle peculiarità, perché i bambini sono come un germoglio che stanno crescendo e bisogna avere cura di loro, e avere cura per la parte fisica significa anche avere cura
per gli ideali di questi bambini. Ragazzi, un po' di silenzio, perché il dottore, come vedete, è molto pacato nel modo di parlare, ma proprio gli uomini pacati dicono cose importanti, e quindi un po' di silenzio. Io sono sicuro che tra questi giovani stasera, con l'impegno che stanno iniziando a profondere, ci sarà sicuramente qualcuno che potrà raggiungere risultati importanti. Un'altra persona che ci crede veramente, Nicola Turco. Anche stavolta non ho sentito l'applauso, scusate. Nicola Turco. Buonasera a tutti, grazie che siete tutti quanti qua in questa manifestazione prettamente sportiva. Però come tutti quanti ci auguriamo, io penso che dopo questo sacrificio che sta facendo Enzo e tutti i papà e le mamme che fanno i sacrifici per i loro figli per dare qualche cosa di concreto a questo paese, che dopo tanti sacrifici e dopo tanti veramente brutte cose che sono successe su questa realtà lucianese, oggi è arrivato il momento, cari amici, di cambiare, e noi stiamo dando un contributo per lo sport a Lusciano in modo che cambia questo paese e tornano i giovani nelle piazze che da 20 anni non ci sono. Questa mia realtà insieme a loro, che noi teniamo seriamente per questo paese, perché voi dovete sapere, bambini, un po' di silenzio altrimenti mi fate arrabbiare, un po' di silenzio bambini. Questa non è, noi dobbiamo già capire che l'educazione è una cosa importante. Oggi io sto da questa parte a parlare, domani con questa realtà anche voi potete stare al mio posto, e sta a significare che l'educazione è una cosa importante per tutti quanti, iniziando da noi e nei confronti delle altre persone. Pertanto uno che parla va rispettato, perché sta parlando per voi. Allora, tutti insieme, a mio via, dovete ripetere questa frase: forza Lusciano, forza, tutti insieme, forza Lusciano, forza!